Amici carissimi, abbiamo visto tutto questo percorso dalla questione del divorzio alla ricchezza, alla questione del potere, alla questione della libertà del cuore, della luce, dell'elemosina di Dio, alla questione dell'amore che nasce dall'ascolto. Adesso, proprio perché Gesù sa ascoltare e guardare, dice ai suoi discepoli: guardatevi dagli scribi e dai farisei, che amano sempre mettersi ai primi posti, nei banchetti, eccetera, eccetera, ma poi appaiono devoti, appaiono osservanti della legge, dei comandamenti, sembrano così mostrarsi pieni di fede e innalzano lunghe preghiere, ma poi svuotano le case delle vedove, cioè approfittano dei poveri e dei deboli. E la scena: Gesù è seduto lì con i suoi discepoli nella zona del Tempio riservata alle offerte e alle elemosine in denaro. In questa zona c'erano delle cosiddette trombe dove i Leviti accoglievano le offerte in denaro. La gente faceva vedere prima al Levita la consistenza di questa offerta e poi la poneva dentro questa tromba che andava a finire in una cassa. Se l'offerta era consistente, il Levita diceva il nome dell'offerente e la quantità dell'offerta. Fra i tanti che quindi mostravano tutte queste offerte sempre per farsi vedere, perché c'è questa malattia dell'apparire e non dell'essere, questa spasmodica ricerca di gratificazione e di applausi, quasi per imporsi allo sguardo e all'elogio degli altri, a tutto questo corrisponde l'offerta di una vedova. Questa vedova cosa fa? Getta nella cassa del Tempio due spiccioli. Il suo nome non viene proclamato a voce alta, la sua offerta non viene dichiarata a voce alta, però Gesù vede due spiccioli e dice il testo greco: è tutto quello che aveva, era tutta la sua vita. In italiano, tutto quello che aveva per vivere, ma nel testo greco c'è: è tutta la sua vita, tutta la sua vita donata al Signore. Adesso non le resta niente. Questa è libertà totale, è povertà assoluta, non ha più niente per sé, neanche la sua vita, perché tutta la sua vita è offerta al Signore. Questo vede Gesù e istruisce i suoi discepoli dicendo praticamente che non vale dare il proprio superfluo per farsi vedere, per farsi ammirare, ma quello che vale è dare la vita. Lì è la nostra libertà, lì è il segreto della nostra gioia. Se Dio è totalità donata nell'amore, a noi chiede la totalità del dono di noi stessi nell'amore. Non si può amare in modo parziale. O ami totalmente, gratuitamente, o sei un menzognero.
e nel tuo gesto, anche gesto di devozione nel tempio, in chiesa, cerchi gli sguardi degli altri per l'approvazione e l'applauso, o il tuo cuore riposa nel cuore di Dio e questo ti basta? E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.